17 agosto ci troviamo nello shop by Oculus e abbiamo comprato 6 donuts da Dunkin' Donuts. E ora ve le faccio vedere. Questo è il nostro mezzo di trasporto di oggi. Nel Sightseeing Pass è possibile noleggiare 2 bici per un giorno, ovviamente avendo 2 Sightseeing Pass, quindi oggi gireremo così. Le abbiamo ritirate alle 9, anche se in realtà le avevamo prenotate per le 8, ma il negozio apriva alle 9, quindi siamo andati a fare colazione, avete visto le donuts, e ora abbiamo tutto il giorno per girare con le bici e penso che andremo verso Brooklyn e faremo un giro a Brooklyn. Dopo aver percorso il Brooklyn Bridge ci troviamo nel quartiere di Dumbo, dove c'è questa strada famosissima dal quale si intravede il Manhattan Bridge. Abbiamo appena riscattato con il Sightseeing Pass i biglietti per salire sul One World Observatory. Il 18 agosto siamo stati nello zoo del Bronx, non è super consigliato in realtà perché non ci sono animali così particolari ed è un po' lontano da raggiungere, però se vi piace questa tipologia di esperienza è incluso nel Sightseeing Pass, quindi perché non farlo? Se decidete di andare nello zoo del Bronx vi consigliamo anche il New York Botanical Garden, che si trova proprio a fianco ed è anche lui incluso nel Sightseeing Pass. All'interno c'è anche questa specie di navetta autobus che vi porta a fare il giro del giardino botanico in modo da non dover camminare all'infinito per vedere tutto quanto il giardino botanico. Anche lui non andateci apposta, a parer nostro, ma se siete già lì, fatelo. Alla sera invece siamo saliti sull'Empire State Building. Non ho fatto riprese perché purtroppo quella sera pioveva davvero tantissimo e dopo queste riprese non sono più riuscita a riprendere nulla perché a malapena si vedeva fuori dall'Empire, quindi non è stata la migliore esperienza purtroppo. Buongiorno amici, 19 agosto, stamattina siamo andati a Battery Park dove abbiamo preso la cruise che ci ha portato sull'isola dove c'è la Statua della Libertà, che è proprio qua dietro di me. Si potrebbe anche salire sulla statua per chi vuole. La nostra cruise poi farà un'altra fermata che sarà Ellis Island e ora facciamo un giro sull'isola della Statua della Libertà. Il prezzo della cruise è $25, ma è inclusa nel Sightseeing Pass. Ci siamo spostati con la metro, in questo momento ci troviamo a Brooklyn e siamo andati a pranzo nel Buffalo Wild Wings, ossia un locale che è incluso nel Sightseeing Pass. Abbiamo un menù da $25, adesso vi faccio vedere quello che abbiamo ordinato. Lui ha preso delle tender, io ho preso un panino e poi abbiamo patatine, bibita e in teoria dopo anche il gelato, ma ovviamente vi faccio vedere tutto quello che mangiamo, ma prima vi faccio vedere il locale. Questo qui è il locale, super stile americano, pieno di TV. Sono arrivate subito le bibite, Pepsi e Sprite e le posate con la salviettina, questo qua è il logo del locale. Aggiornamento amici, abbiamo preso la metro F da Brooklyn e ci troviamo a Coney Island, un luogo che secondo me vale la pena visitare perché ci sono diverse attrazioni, tra cui la prima, quella che stiamo facendo noi adesso, è l'acquario. Infatti se sentite degli strani versi dietro di me ci sono i sea lion, sono tipo le foche marine, e quindi ora faremo la visita all'acquario, dopodiché andremo al Luna Park di Coney Island, ma non solo, perché a Coney Island c'è anche una spiaggia di sabbia e sì, siete sempre a New York, pazzesco. Thank you.
Amici, vi ho portato in spiaggia a New York. Oh raga, sta per venire il temporale. Guardate quei nuvoloni. È uscito l'arcobaleno, raga! Completo, spettacolo. Con il sightseeing pass avete l'accesso sia all'acquario di Coney Island sia al Luna Park, quindi se venite potete fare entrambe le cose gratuitamente se avete il pass. Buongiorno amici, 20 agosto, raga, qui oggi fa freddo e siamo usciti senza felpe come al solito. Dietro di me c'è il MoMA, il Museo di Arte Moderna, uno dei musei più famosi al mondo, compreso nel sightseeing pass, e quindi ora entriamo e vi mostro un po' qualcosina. Buongiorno amici, 21 agosto, oggi è il penultimo giorno qui a New York perché dopo ci sposteremo. Stamattina abbiamo fatto colazione con le donuts di Krispy Kreme e con un iced coffee del McDonald's e ora ci siamo spostati molto vicino a Times Square dove si trova il museo di Broadway, ossia il museo che racconta la storia del teatro di Broadway. Questo museo è incluso nel sightseeing pass, vi basta scansionare questo biglietto. Se avete l'iPhone, tra l'altro, lo potete mettere in wallet, è comodissimo. Abbiamo appena riscattato le bici che possiamo tenere fino alle 6 di oggi pomeriggio, sempre incluse nel sightseeing. Prima di partire per il nostro giro in bici ci siamo fermati da $1.50, non so come si dice, dollar pizza, e a prendere dei pezzi di pizza da mangiare dopo. Se volete spendere poco e mangiare una pizza buona, questo è il posto giusto. Ce ne sono un sacco in tutta New York. Ci troviamo a Chelsea, abbiamo appena parcheggiato le nostre bici perché adesso percorreremo a piedi Little Island, ossia questa isola con questi piloni, non so come si chiamano esattamente, che si percorre solamente a piedi passando all'interno e uscendo di là. È davvero super super particolare. Buongiorno amici, oggi è il 22 agosto, è il nostro ultimo giorno qui a New York perché domani partiremo per Washington dove staremo 3 notti e concluderemo questa bellissima vacanza. Come ultimo giorno oggi non abbiamo il pass, quindi faremo attrazioni che non sono comprese nel sightseeing pass. La prima che abbiamo scelto di fare è la tramvia, loro la chiamano, sarebbe una specie di cabinovia che da Manhattan vi porta su Roosevelt Island, un'isola da cui si dovrebbe vedere lo skyline, quindi tra poco lo scopriremo. Potete pagare direttamente col telefono, ci sono i tornelli come nella metro e noi abbiamo appena pagato, io ho pagato 2,61 euro con il cambio di oggi. Thank you.
passati da Roosevelt Island, abbiamo preso la metro e ci troviamo nel quartiere di Soho e vi faccio vedere un posto. Non so se qualcuno di voi ha visto Owning Manhattan su Netflix, ossia la serie in cui vendono appartamenti super di lusso qui a Manhattan, a New York, e siamo venuti davanti all'agenzia, insomma all'indirizzo dell'agenzia, ve la faccio vedere. In un $150 pizza, due margherite e una lattina $4. Aggiornamento, eravamo rimasti a Chinatown dove abbiamo comprato un sacco di souvenir perché è il posto più economico per comprare appunto i souvenir, e siamo stati poi a Soho dove ci sono un sacco di negozi e abbiamo fatto shopping da Uniqlo, che credo sia un negozio che trovate anche in Italia, ma abbiamo preso delle maglie un po' particolari, una collezione di Andy Warhol. Adesso ci siamo fermati a Union Square perché è un parco in cui non eravamo ancora venuti. Però non è il più bel parco di quelli di New York, onestamente. Adesso, dopo aver riposato un po' i piedi, proseguiamo la nostra camminata verso Uptown. Di fronte a Union Square c'è un Whole Food Market, ci siamo fermati e abbiamo fatto un po' di spesa. Abbiamo preso queste acque con aromi, diciamo. Poi abbiamo preso popcorn, ma la hit del giorno è il cibo caldo pronto che fanno, e abbiamo preso la mac and cheese e ora ve la faccio vedere. Questa è una libra che equivale a circa 400 grammi di mac and cheese, prezzo quasi $14, speriamo sia. Stiamo passeggiando sulla Fifth Avenue verso il nostro hotel, che si trova, come sapete, vicino a Central Park, ma la vista che ho davanti in questo momento merita e quindi ve la faccio vedere. Ovviamente non potevamo non concludere il nostro viaggio qui a New York a Times Square, e domani si parte per Washington. Buongiorno amici, sono le 8:40 del 23 agosto e noi stiamo per lasciare New York. È davvero strano perché questa città, quando la lasci, ti lascia un senso di vuoto, un po' di malinconia, però siamo stati qui 2 settimane, quindi direi che ce la siamo goduta tantissimo. Abbiamo Flixbus alle 10:30 a Midtown, in America c'è Flixbus ed è comodissimo perché i prezzi sono ottimi, e ci porterà in 4 ore e mezza a Washington, dove staremo 3 notti prima di poi tornare a New York solamente per prendere l'aereo, quindi torneremo solamente all'aeroporto JFK appunto per tornare in Italia. E niente, non lo so, fine di New York.